Dunque, benvenuti, vediamo un pochino più in dettaglio come funzionano le cose elementari di Mindtest Game. A partire dalla schermata principale, qui avete un Mindtest che è simile a quello che ho distribuito su Google Drive. In realtà, se installate Mindtest normale, vedete soltanto questi due, quindi soltanto Mindtest Game e Minimal Development Test. Quello che bisogna fare è, se si vuole giocare in locale, quindi si clicca su Local Game, e di specificare questo, cioè Mindtest Game. Se si seleziona un altro tipo di gioco, vedete che cambiano Vi cambiano i disegni e tutta la schermata. Quindi diciamo che il Mindtest Game è quello che ci interessa. Ora, una volta selezionato il tipo di gioco, occorre costruirsi un mondo. Quindi, se voi partite da zero, qui non avete nessun mondo e dovete crearvene uno nuovo. La primissima cosa è quindi fare nuovo, date un nome al vostro mondo, nome, e poi io suggerivo di mettere sempre uno qui. E V6, qui vi comparirà Mindtest Game. In questo modo tendenzialmente dovreste vedere esattamente quello che sto creando io. Quindi a parità di numero qua e di versione V6, facendo create, vedete che io ho messo nome questo, anzi lo rifacciamo un secondo, quindi qui facciamo corso nuovo 1V6. Lo creiamo, avete corso nuovo e a questo punto possiamo entrare nel mondo. Però domandiamoci se lo vogliamo e se vogliamo entrarci in modalità creativa, probabilmente sì, e probabilmente vogliamo non abilitare i danni. Nelle impostazioni, per il momento, prendiamo delle cose semplici come questo, quindi gli shader, li lasciamo vuoti, cioè niente shader, nessuno, foglie semplici, acqua opaca. In realtà, secondo me ci sta. Facciamolo semplice: quindi abbiamo il local game, abbiamo tolto abilità e danni. Nel momento in cui facciamo play game, viene creato il nostro server, vi chiede l'autorizzazione a facciamo escape, facciamo. Vi chiede il permesso di questo server di funzionare, dobbiamo dirgli allow. Eccolo lì, rientriamo perché ho chiuso per errore, quindi corso nuovo, play game, e ci troviamo fondamentalmente in un mondo dove ci muoviamo. Vedete che la tastiera, i tasti che premo li compaiono in alto a sinistra, quindi W vado avanti, A mi muovo a sinistra, D e S. Nei miei corsi precedenti queste cose le ho fatte vedere più velocemente e qui vado più piano per chi non ha mai visto Mindtest. Ora domande. Come vedete in basso a destra si vede una specie di braccio, mano in realtà. Il vostro avatar non si vede, mentre invece al centro vedete un più bianco. Quel più bianco indica dove puntate e dove effettivamente agirete. Ora, in Mindtest, come in Minecraft, oltre a muoversi, la cosa che succede è di scavare. Quindi per scavare come si fa? Si clicca col tasto sinistro, quindi se io clicco col tasto sinistro, vedete che cliccando va via il blocco e mi compare in mano. Vedete che sulla destra mi è comparso il mano, quindi clicco, devo cliccare almeno un pochino e va via il blocco. Quindi scavo, quindi se la cosa principale che si fa in Mindtest all'inizio è di scavare, quindi vi invito, se non l'avete già fatto, a scavare per terra. Ecco, vedete, qui ho scavato uno di troppo. E come vedete ci sono i tipi di blocchi. Allora, i blocchi che ho scavato mi tornano nell'inventario. L'inventario vedete che in basso ci sono 2, 4, 6, 8 slot, si chiamano. Per vedere questi slot meglio possiamo fare i per inventario. Facendo i si vedranno questi sopra, sono i blocchi. E il blocco
che il mio possesso è dirt, che vuol dire terra. Va bene. Se per caso la lingua è un po', fosse un problema, a parte che è già in italiano, quindi dovrebbe essere a posto, comunque si può modificare. Ma come si fa invece a mettere un blocco per terra? Bisogna, vedete che io muovo la rotellina, muovendo la rotellina a un certo punto seleziono il blocco. Questo. Altrimenti posso anche digitare il tasto corrispondente al numero ordinale dello slot. In questo caso vedete che lo slot 1 c'ha il dirt, quindi se io premo 1, vedete che prendo direttamente il dirt, la terra. Per metterla in un posto, punto con la freccina bianca, clicco e vedete che posso puntare e riempire il mio la mia cosa, ok? Quindi se io ad esempio vi dessi come incarico quello di costruire una piccola casetta, ok? La cosa interessante sarebbe quella prima di fare un po' di spazio, quindi fare magari un po' di spazio così. Dovete fare praticamente un piano. Se poi sbagliate, andate anche sotto, non preoccupatevi perché abbiamo visto che possiamo correggere, ok? Quindi qui gli rimettiamo la nostra terra e per dire, primo obiettivo è quello di fare tutto un primo piano di terra. Se vi dà fastidio che la terra, come vedete, non è una terra, non è uguale alla terra con l'erba sopra, c'è un sistema che però adesso magari non vediamo in questo primissimo video. Ok, quindi primissimo esperimento è quello di fare un battuto di terra. Tanto notate, ecco una cosa interessante, la terra se la lasciate lì, dopo un po' si riempirà di erba sopra, cioè il fatto di avere l'erba sopra è sostanzialmente un elemento di vita di Mindtest. Quindi cioè le cose cambiano mentre le vedete, così come il giorno cambia, ci viene il giorno e viene la notte e voi potete cambiare. Ora, molti chiedono, l'ho fatto anche vedere, come volare. Volare si vola con lo spazio, ma non si riesce a volare in condizioni normali. Bisogna abilitarsi al volo. Per abilitarsi al volo occorre prima di tutto fare K, anzi K per avere il diritto di fly, però il fly vedete che manca il diritto. Quindi la primissima cosa che facciamo è premere T. Vedete che appare una barra nera in alto. Facendo T in questo modo si possono digitare dei comandi. Io premo la barra e poi scrivo questo importante grant me all invio. Facendo in questo modo, e se ho premuto il K, vedete che posso volare e posso vedere dall'alto la mia cosa. Ora, qualcuno mi ha chiesto anche come si faceva a vedere il proprio avatar. L'avatar si vede con, mi sembra, F6, no? Avevo detto F6, F6 in realtà fa vedere delle statistiche. Un'altra volta F6 fa vedere un altro tipo di statistiche che a noi interessano poco. Premiamo tre volte. In realtà il tasto è F7. Facendo F7 vedete che mi vedo il mio avatar. Una volta lo vedo da dietro, due volte lo vedo davanti, tre volte torno nella modalità in visione diretta. Quindi questo è F7. Poi abbiamo, ecco, vediamo se siamo più fortunati. Adesso ho ripreso la registrazione perché i tasti funzione, F9 e F10, si sovrapponevano a quelli del software che uso per registrare. Nel frattempo è diventato notte. Se vi dà fastidio la notte, possiamo fare T barra time e poi mettiamo l'ora, ad esempio time 6:00, andiamo alle 6 di mattino, okay? Che
In questo caso c'è la luce e il sole sta sorgendo. Dicevamo, per vedere l'avatar abbiamo detto che era F7, quindi F7 fa vedere l'avatar. F8 fa qualcosa che adesso non... Ah, dovrei far vedere qualcosina, ma non lo vedo. F9 fa vedere la mappina, che è importante. Quindi voi vedete che noi siamo al centro di una zona dove, se mettiamo la freccina al nord, vediamo che noi stiamo guardando verso una specie di golfo. Infatti, se alziamo e ci muoviamo con W, vedete che abbiamo praticamente esattamente quello che vediamo nella mappina. La mappina abbiamo detto che è stata abilitata con F9. Se prendiamo ancora F9, abbiamo uno zoom della mappina dove siamo, e con F9 abbiamo un ulteriore zoom, quindi andiamo progressivamente a vedere la zona più da vicino, ok? Quindi quando ci muoviamo possiamo vedere ciò che ci circonda. Ok, quindi sopravvivenza abbiamo detto, torniamo dunque, quando entriamo siamo arrivati a un indirizzo che era questo. L'indirizzo lo possiamo anche vedere, adesso vediamo cos'è, mi ricordo cos'è, c'è un tasto funzione, quindi F2 fa vedere la chat o meno, quindi chat mostrata. F1 nasconde gli slot, quindi F1. F3 fa vedere o meno la nebbia, abbiamo visto. F4 non mi ricordo, dunque c'è un'opzione tra queste. Ecco, F5 è molto interessante perché in alto a sinistra ci fa vedere un sacco di cose, quindi ci fa vedere come siamo messi, ma soprattutto qual è il nome del blocco a cui stiamo puntando. Vedete che adesso sto puntando qui e sopra c'è scritto Pointing at Default. Facciamo così, vedete che pointing at default dirt, e quindi quello che stiamo vedendo è la dirt. Quindi se vogliamo conoscere con esattezza cos'è questa qua è dirt with grass. Okay? Quindi possiamo in teoria conoscere il nome di tutto. Ora, una cosa interessante che volevo farvi vedere è disabilitiamo il volo, okay? E andiamo a nuotare. Allora, per nuotare, vedete che se io vado nell'acqua vado giù, però se premo la barra spaziatrice torno su. Ok, quindi tipicamente per nuotare basta tenere premuta la barra spaziatrice e poi si muove con W, e quindi se volete nuotare dovete usare questa tecnica W e muovendo il mouse finché non arrivate sulla terraferma. Ok, altra cosa di sopravvivenza è tornare nel punto in cui siete partiti, e potete farlo facendo teleport 000. Siete effettivamente 000, quindi probabilmente siete all'interno di una montagna, quindi dovete fare K. E poi magari anche H, ok? H vuol dire che vi potete anche muovere dentro. Vedete che siamo finiti dentro la terra. Quindi usando H, che ci permette di entrare anche negli oggetti, di passarla, sarebbe il no clip, adesso togliamo, no clip disabled, e poi K, ok, torniamo esattamente lì. Se invece vogliamo fissare un punto come la nostra casa, andiamo qui, facciamo T, e qui possiamo fare barra help, e qui fra le tante funzioni ce n'è una che si chiama set home. Quindi se noi facciamo barra T barra set home, ok, abbiamo fatto siamo andati effettivamente alla... Abbiamo specificato che questa è diventata casa nostra. Quindi se anche noi ci muoviamo, possiamo tornare a casa facendo, vediamo un po' se esiste, home.
Facendo home torniamo alla nostra casetta. Quindi l'impostazione della setta home, appena volete, è interessante. Va bene. Altre cosine, dicevo, per la costruzione dell'inventario andate in i e vi potete selezionare le vostre le cose che vi interessano. E quindi noi possiamo, per dire, cliccare su all qua e cercare per esempio wood, che sarebbero le cose in legno, e a questo punto ci prendiamo le assi di legno, per esempio queste, facciamo shift e poi il tasto sinistro e ci abbiamo le nostre assi di legno. Vogliamo avere anche i cancelli, insomma i muretti, e qui possiamo prenderci le cose che vogliamo, ok? Quindi a questo punto, se il nostro obiettivo qui è di fare una sorta di casetta, cosa facciamo? Ci costruiamo, quindi selezioniamo sotto, come vedete, il nostro blocchetto, puntiamo con la freccina bianca e mettiamo i blocchetti per terra. Quindi questo, per dire, potrebbe essere l'inizio di una specie di casetta. E qui c'è un albero, se ci dà fastidio l'albero lo tagliamo. Ok, e quindi poi alla fine ci costruiamo quello che può essere, diciamo, la base di questa casettina. Ok, ci avviciniamo. Guardate che per... Ah, ecco, per saltare gli ostacoli, barra anche, quindi scendiamo qui, finiamo questo e poi costruiamo, magari, ecco. Ecco, costruiamo volando, che è più comodo. E andiamo a costruire una casetta con facciamo i muretti. Adesso faccio proprio una cosa banalissima. Io non sono un bravissimo costruttore, ma serve solo per darvi un po' di dimestichezza. Fatelo anche voi, di costruire i muri. Così imparate a mettere le varie cose a posto. Qui buttate via queste cose che sono sopra. E poi, vedete che tolgo via l'albero, e qui per fare il tetto a questo punto bisogna ridurre, ok? Ho premuto Q per errore, vedete che ho sganciato il... Ah, lo svendo sganciato, quindi ok, l'ho ripreso. Qua poi facciamo ok, e poi facciamo ancora. Fatto, diciamo, una cosa proprio elementare. A questo punto, questa casetta qua, bruttissima, gli facciamo una porta. Ok, la porta gliela mettiamo proprio andando qua e cerchiamo porta, no, door. Ok, di porte ne abbiamo tante. Mettiamo una porta di legno. Quindi clicchiamo Shift e ci compare qua e facciamo 8 e possiamo mettere la porta. Ora le porte per essere usate dovete cliccarlo con il destro, quindi facendo destro vedete che si apre la porta e avete finalmente la vostra casina.
In questo caso vedete che c'è anche una finestrella. Nella finestrella posso metterci il vetro, quindi ando qua e cerco il vetro, glass, quindi questo lo mettiamo qua al posto della terra, che lasciamo qua, quindi andiamo, ecco, mi ho messo il vetro. Ok, buttiamo via questo. Il pavimento, se lo vogliamo di legno, dobbiamo far fuori quello che c'è prima. E poi qui andiamo a mettere, a cercarci il pavimento. Ecco, nel frattempo sta venendo buio fuori, quindi ci attrezziamo con una torcia. Torcia, eccola qua, ce la mettiamo al posto di questo legno, selezioniamo la torcia e possiamo metterla alle pareti. Quindi adesso, anche se qui tasto destro per chiudere la porta, e ci mettiamo il pavimento e magari lo facciamo di questo legno. Ecco, qui una cosa del legno, vedete che qui abbiamo il legno che è girato male. Magari facciamo così, prendiamo un legno che vediamo, un legno che non si gira così. Vabbè, prendiamo questo qua, eh? Ce l'abbiamo già. Ok, quindi facciamo fuori. Questo serve il tronco in realtà, eh? Quindi mettiamo il legno per terra. Ecco, una cosa interessante per la casetta, che a questo punto ci protegge dal freddo, ci dà la luce con le torce, è quello di mettere un letto. Quindi andiamo qui, cerchiamo se ci sono dei letti, bed, eccolo qua, letto semplice o letto un po' sofisticato. Quindi ce lo prendiamo e abbiamo cura di avere tutto nella prima linea. Il letto ce lo mettiamo in un angoletto. Magari, ok, dobbiamo essere un po' spostati. Ecco. Mettiamo due letti così e gli possiamo mettere anche una sorta di comodino a fianco. Quindi, vediamo un po'. Slab sono dei cubi un po' più bassi che possiamo mettere a mo' di comodino. Beh, per esempio questo. Quindi selezioniamo questo, lo mettiamo, mettiamo i comodini e magari sopra i comodini ci mettiamo dei fiori. Fiori, facciamo flower. Mettiamo un fiore giallo, un fiore blu e magari boh, tulipa rosa. Ecco, anche la rosa può essere carina. Quindi prendiamo la rosa e proviamo a mettere la rosa lì e là. E magari anche negli altri. Ed è che le cose, questi tulipani li mettiamo per terra. Questi fiori. Vediamo un po' se ci permette di metterli anche. Ah no, se punto sul letto, vedete che mi ha fatto dormire, no?
Quindi io direi che per questa primissima spiegazione di come si usa Mindtest abbiamo visto tutto. Faccio un riepilogo rapido, quindi abbiamo visto A, S, D, W per muoversi, abbiamo visto come volare con lo spazio, ricordiamoci che ci va il K per abilitare il free move. Abbiamo visto anche come si fa a passare attraverso i muri con H, quindi se io vado avanti passo, vedete, in mezzo alle cose come se fosse un fantasma. Se invece premo H io non posso passare attraverso i muri. Abbiamo visto anche come, dunque, non l'abbiamo visto, ma ve lo faccio rivedere di nuovo, come andare veloce. Vedete che io mi muovo relativamente piano. Con J abilito il movimento veloce, quindi mi muovo, vedete, molto velocemente, posso andare a vedere dintorni, ma so sempre che anche se mi perdo, se vado chissà dove, dunque casa mia, dove sarà casa mia? Vedete, la vedo che è laggiù perché c'è una costruzione bianca, vicino al ghiacciaio, oppure la vedo anche se vedete sulla mappa qua, casa mia è questa. Però se nel caso fossi lontanissimo posso fare T barra e poi fare home. Vedete che mi trovo a casa mia. Ricordatevi di togliere il J, togliere il K quando e chiudere la porta. E con questo, questa è la prima lezione di base, in cui vorrei che anche voi facciate questa lezione di base e mi facciate avere delle foto che dimostrino che avete fatto il quanto. Nelle prossime lezioni, in realtà, più che le foto mi aspetterei, se ce la fate, anche dei video. Se non sapete come fare i video, chiedete in chat o su Facebook e cercheremo di spiegargli come usare dei prodottini gratuiti per fare questi video. Allora, per oggi è tutto. Buonasera.